Ciao ragazzi, oggi andremo ad analizzare due stili difensivi e stili di gioco molto differenti. Quello dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone e quello di una squadra veramente particolare che è il Lione di Rudy Garcia. Partiamo proprio dai francesi prendendo di riferimento la partita di Coupe de France contro il PSG. La linea difensiva è formata da Dubois, Marcelo, De Nayer e Marsal. Quando il pallone è fra i piedi di un difensore centrale avversario, allora i quattro si avvicinano addirittura alla linea del centrocampo. Man mano che gli avversari avanzano, allora i quattro retrocedono. Quando il Paris Saint-Germain riesce a spingersi oltre la metà campo, la linea scende rimanendo sempre piuttosto alta per spingere gli avversari a rimanere lontani dalla propria porta. Una particolarità indicativa di questo atteggiamento è che quando il pallone arriva sulla fascia, i difensori si posizionano più o meno sulla linea del pallone, al contrario di quanto fa l'Atletico Madrid, come vedremo dopo. Rudy Garcia ha impostato una squadra all'uno contro uno. Infatti i difensori sono in un costante 4 contro 4 contro Neymar, Mbappé, Sarabia e Cavani. E quando uno di loro si stacca dalla propria posizione, allora viene seguito a uomo. Qua vediamo appunto Marsal. Il rischio di questa giocata è quello di lasciare spazio fra sé e De Nayer. Pericolo accettato dal Lione anche per la fisicità dei suoi giocatori. Infatti De Nayer e Marcelo giocano molto di fisico e nel momento in cui si trovano all'uno contro uno cercano di non lasciare alcuno spazio agli avversari. Altro movimento classico è che quando il pallone ha una traiettoria a tornare indietro verso la porta avversaria, allora tutta la linea si deve alzare in modo veloce e coordinato. È per questo che la partita è stata da questo punto di vista piuttosto equilibrata, con il 42% di possesso palla per il Lione, nonostante un avversario decisamente superiore tecnicamente. Una caratteristica veramente particolare della squadra di Rudy Garcia è l'atteggiamento sulla palla scoperta. Infatti quando un giocatore avversario ha la possibilità di andare a calciare in verticale, allora la squadra non attua la tattica del fuorigioco, piuttosto accetta l'uno contro uno e come vediamo in questa situazione Marsal segue il suo uomo che taglia in profondità, mentre De Nayer, Marcel e Dubois rimangono fermi. Situazione che si ripete in tutte le circostanze e addirittura qua De Nayer e Dubois accorciano sui propri uomini, mentre Marcelo e Marsal vanno a controllare la profondità. Dunque quando il PSG ha una palla scoperta e può andare in verticale, allora la difesa del Lione si comporta in questa maniera. Per i giocatori che vanno in profondità vengono seguiti a uomo e in questo modo non può essere applicata la tattica del fuorigioco, mentre per quelli che rimangono fermi allora vengono marcati. Questo a cosa serve? Principalmente per coprire sia la profondità che gli spazi in zona di rifinitura, ovvero se il pallone arriva a questo giocatore che è rimasto fermo allora è marcato, ma anche se va in profondità ovviamente c'è il suo uomo. Questo però implica di essere sempre all'uno contro uno e dunque i difensori del Lione devono essere molto cattivi e molto aggressivi in modo da non lasciare spazio agli avversari. Oltre a questo ovviamente anche il portiere deve essere molto attento a queste situazioni e se il pallone è troppo lungo per i difensori centrali allora Lopez deve essere pronto ad uscire e andare a intercettare il lancio lungo. Tornando ai giocatori che si staccano dalla linea difensiva, a volte possono essere presi in carico dal centrocampista centrale Bruno Guimarães, ma quasi sempre è il difensore a doverlo seguire, in particolare Marsal su Sarabia ha avuto questo compito durante la partita, mentre l'esterno di centrocampo attacco dalla sua parte Terrier a scendere sulla fascia quando Meunier sale. Dalla parte opposta la tendenza è diversa, infatti il Lione per andare in marcatura sull'esterno basso Kurzawa sposta il centrocampista interno Toussaint sul numero 20, mentre l'esterno di centrocampo Toko Ekambi rimane in mezzo al campo. In questo modo può raddoppiare su Neymar e coprire una linea di passaggio su Mbappé che giocano spesso su quella fascia. Dunque il Lione posizionandosi con un 4-3-3 in fase difensiva diventa un 4-5-1 con Toko Ekambi e Terrier che tornano sulla linea dei centrocampisti. In questo modo quando il pallone arriva all'esterno basso della squadra avversaria solitamente è l'esterno di centrocampo ad uscire perché è il più vicino, invece Rudy Garcia sceglie di spostare Toussaint su Kurzawa mentre Toko Ekambi può rimanere in questa posizione. Oltre a questo è molto importante la reattività e l'aggressività dell'esterno basso Dubois. Per esempio possiamo vedere che quando il pallone ancora non è partito dai piedi di Kurzawa, Dubois è già pronto ad andare in pressione su Mbappé. E qua il rischio si presenta ovviamente quando il numero 14 viene saltato e allora si viene a formare una situazione di grave pericolo in quanto la difesa è in parità numerica con gli attaccanti del PSG e Mbappé è già in corsa sulla corsia laterale. La difesa è lasciata piuttosto sola. Infatti qua vediamo Gueye che si inserisce, ma i centrocampisti del Lione non seguono in modo deciso il numero 27, affidandosi appunto agli uno contro uno molto difficili da superare dei difensori centrali. Infine questo atteggiamento di rimanere molto alti sia col centrocampo che con la difesa si ripercuote
quote anche in area di rigore, dove in questa situazione possiamo notare una superiorità numerica di una sola unità per i difensori del Lione, mentre come vedremo fra poco l'atteggiamento dell'Atletico Madrid è totalmente differente. Passiamo ora all'Atletico del Cholo Simeone e dopo la sua analisi andremo a vedere pro e contro di ognuno dei due stili di gioco. La partita presa in considerazione Atletico Madrid-Liverpool di Champions League. La linea difensiva dell'Atletico è formata da Versalico, Savic, Felipe e Renan Lodi. Vediamo che è molto più bassa rispetto a quella del Lione, a partire da quando gli avversari controllano il pallone fra i difensori centrali, per poi avanzare quando il pallone è sulla linea di centrocampo, la difesa è già nella tre quarti e dopo si abbasserà ancora davanti all'area di rigore. A testimonianza di questo baricentro molto basso possiamo vedere anche l'altezza delle palle perse e palle recuperate. E come visto prima, quando il pallone è sulla fascia, la linea difensiva non è sulla linea dell'avversario ma molti metri più indietro. E quando il passaggio degli avversari è effettuato verso la propria porta, allora i giocatori in difesa salgono ma di pochi metri. E la grande densità dei giocatori al centro del campo, sia dei difensori che dei centrocampisti, spinge gli avversari a giocare sulle fasce. Mentre sulle palle scoperte, come abbiamo visto prima, il Lione cercava di coprire anche gli spazi in tre quarti, mentre con l'Atletico vediamo scappare tutti i giocatori verso la porta. Anche in questa situazione il posizionamento dei difensori fa intuire l'atteggiamento richiesto da Simeone. E se prima il possesso palla fra Lione e PSG era più o meno equilibrato, in questa partita invece l'Atletico ha avuto circa il 24% di possesso palla contro il 73% del Liverpool. Come detto, le linee di centrocampo e di difesa rimangono molto vicine e molto compatte ed è per questo motivo che gli attaccanti che vanno a giocare incontro non vengono seguiti dai difensori ma vengono presi in carico dal centrocampo. Ciò significa che prima, per quanto riguardava il Lione, se un attaccante avversario si staccava doveva essere seguito dal difensore. Ora queste due linee, essendo molto strette, permettono al centrocampista di prendersi carico dell'attaccante che si stacca. In questo modo la linea difensiva può rimanere compatta. Inoltre per il Lione abbiamo visto che Dubois era sempre molto aggressivo sull'uomo sulla fascia ed era sempre pronto ad uscire. Invece l'Atletico Madrid ha un atteggiamento completamente diverso, in cui Versalico deve rimanere molto stretto e molto attento a non dover scoprire gli spazi. E l'unico momento in cui invece può uscire su Robertson è quando Koke va a prendere una posizione intermedia, prendendo Mané al posto del numero 24. E da qua possiamo anche capire che i centrocampisti sono molto attenti a coprire gli spazi. E quando per esempio Wijnaldum si va ad inserire, allora Thomas non lo deve lasciare per nessun motivo. Quindi la situazione è questa: quando un esterno basso del Liverpool avanza, la soluzione preferita è quella dell'esterno di centrocampo che esce su di lui. Alcune volte però può succedere che l'esterno basso avanzi molto e sia Versalico ad uscire, e su questo uomo o è Koke a prenderlo oppure è l'esterno alto ad andarsi a posizionare per coprire lo spazio intermedio fra il difensore centrale e l'esterno basso. Anche in questa immagine possiamo notare come le posizioni medie dei giocatori siano molto vicine, soprattutto quelle fra centrocampo e difesa. E questo atteggiamento coinvolge ovviamente anche i due attaccanti, Correa e Morata, i quali sono piuttosto bassi e prendono in carico i due difensori centrali avversari e il play Fabinho. Infine sui cross vediamo la grande superiorità numerica dei giocatori dell'Atletico Madrid in area di rigore, sempre pronti a raddoppiare. Ma quanto sono finite queste partite? Beh, per quanto riguarda il match francese, il Paris Saint-Germain ha vinto 5-1 sul Lione, mentre per la partita di Champions League l'Atletico Madrid è riuscito a trionfare 1-0 sul Liverpool. Il risultato però ci potrebbe far trarre delle conclusioni troppo affrettate. Infatti con un'analisi più approfondita e anche solo vedendo che il Lione ha avuto un espulso al 61esimo sull'1-1, ci può far capire che in realtà non esiste un sistema di gioco migliore di un altro. Ma andiamo a vedere gli aspetti positivi e negativi di ognuno dei due sistemi di gioco. Per quanto riguarda l'atteggiamento di Rudy Garcia, sicuramente fra i pro c'è quello di avere un baricentro molto alto e ciò significa di lasciare la squadra avversaria lontana dalla propria porta e quindi di subire meno occasioni pericolose. Oltre a questo, la possibilità di coprire bene gli spazi sia in profondità che sui piedi è anche un aspetto psicologico in cui la squadra può acquisire coscienza dei propri mezzi in quanto riesce a recuperare il pallone in zona avanzata
testa e comunque cerca di gestire la partita. Nei contro ovviamente c'è il costante uno contro uno, infatti con tempi di inserimento perfetti degli avversari si potrebbero creare dei problemi. Rischio comunque accettato dagli uomini di Rudy Garcia anche proprio per le caratteristiche dei difensori, i quali sono molto forti fisicamente e cercano di far prevalere questa loro qualità. Passando alle idee del Cholo Simeone, sicuramente fra i pro ci sono quelli di concedere pochissimi spazi fra le linee e soprattutto non dare la possibilità di andare in profondità agli avversari, in quanto la linea e il baricentro sono molto bassi. Dal punto di vista psicologico sicuramente si crea un forte spirito di gruppo e come sappiamo l'Atletico Madrid e Simeone è proprio il simbolo di questo ciolismo, ovvero di questo sentimento comune di spirito di squadra. Nei contro ovviamente si lascia molto spazio agli avversari, i quali possono creare molte occasioni da gol, e c'è il rischio che questo continuo assedio avversario porti la squadra a subire psicologicamente l'avversario. Bene ragazzi, fatemi sapere voi quale sistema di gioco preferite, se quello dell'Atletico Madrid di Simeone o quello del Lione di Rudy Garcia. E noi ci vediamo in un prossimo video.